Torniamo a parlare di sogni lucidi. Qualche mese fa ho fatto un video da mezz'ora in cui abbiamo approfondito al massimo il tema dei sogni lucidi, vedendo cosa sono, cosa si può fare in un sogno lucido, come averli con tutte le varie tecniche, perché averli, quindi cosa c'è dietro. Vi ho anche fatto vedere la mia tesina di maturità, nella quale appunto ho parlato dei sogni lucidi. Però ho deciso di fare un video decisamente più breve, andando ad approfondire il come fare i sogni lucidi con la tecnica migliore, ovvero quella del condizionamento. Allora, innanzitutto, molto velocemente, cos'è un sogno lucido? Un sogno lucido è semplicemente un sogno nel quale noi siamo consapevoli di stare sognando. Ma cosa accade nel momento in cui noi ci accorgiamo di stare sognando, prendiamo consapevolezza del mondo onirico? Che possiamo dirigere il sogno, possiamo fare quello che vogliamo, possiamo volare, visitare qualunque luogo, vedere qualunque persona, compiere qualsiasi tipo di azione, persino trasformarci in un animale. Quindi le cose che possono essere fatte sono davvero tante, il rapporto con il proprio subconscio, ma questo è un altro tema, ne abbiamo parlato e ne riparleremo, ma oggi appunto vedremo come avere i sogni lucidi. Allora, ci sono diverse tecniche, ma la migliore è quella del condizionamento, quindi condizionarsi a fare con frequenza dei sogni lucidi. Tra l'altro quella del condizionamento è la tecnica migliore perché permette proprio di avere l'abitudine di fare dei sogni lucidi, quindi non solamente quando decido di applicare una specifica tecnica per avere in questo momento un sogno lucido, ma prendo tutta una serie di abitudini che mi permettono di avere sogni lucidi nel tempo, quindi con una maggiore frequenza e soprattutto una migliore qualità. Quindi la qualità migliore dei sogni lucidi si ha proprio con questa tecnica del condizionamento. Allora, in cosa consiste? Consiste in due cose, i reality checks, due pratiche. I reality checks e tenere il diario dei sogni. Poi ci sarebbe pure tutto un altro argomento che è quello dell'igiene del sonno, quindi ad esempio anche meditare, prendere tutta una serie di abitudini per migliorare la qualità del nostro sonno, che migliora la qualità dei nostri sogni e di conseguenza quella dei sogni lucidi. Ma questo di nuovo è un tema a parte. Oggi approfondiremo però relativamente in fretta i reality checks e il diario dei sogni. Allora, cosa sono i reality checks? Facciamo un passo indietro. Noi dobbiamo imparare a riconoscere quando siamo nel mondo onirico, quindi quando stiamo sognando, e quando invece siamo nel mondo reale, quello che in teoria dovrebbe essere in questo momento. Noi dobbiamo prendere l'abitudine di dubitare della realtà. Dobbiamo imparare appunto a riconoscere quando è che stiamo sognando e quando è che invece siamo nella realtà tramite i reality checks. Dobbiamo prendere questa abitudine. Perché? Perché se io durante la veglia, durante la vita di tutti i giorni, prendo l'abitudine di appunto dubitare della realtà ogni mezz'ora, ogni ora, eccetera, eccetera, quindi prendo proprio questa abitudine, arriverò ad averla talmente consolidata che inizierò a chiedermi se sto sognando anche durante i sogni. A quel punto effettuerò i reality checks, che adesso vedremo, che mi diranno se sarò appunto in un sogno. Perché? Cosa sono i reality checks? Sono delle azioni piuttosto semplici che però ci rivelano se stiamo in un sogno o meno, perché ci sono alcune differenze appunto tra il mondo dei sogni e quello reale, e i reality checks ci rivelano queste differenze. Oggi vedremo molto rapidamente i tre migliori reality checks. Allora, contarsi le dita, ok? Un'azione così semplice come quella di contarsi le dita, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, durante il giorno non ha nulla di strano. Il numero delle dita è sempre lo stesso, le dita hanno sempre la stessa forma, la stessa dimensione, ok? Se faccio una cosa del genere in un sogno, molto probabilmente ci sarà qualcosa che non andrà. Le dita saranno di più o di meno, si muoveranno, si allungheranno, ci sarà qualcosa di strano, mi perderò. Non riuscirò proprio a contare una cosa così semplice come contare da 1 a 5 due volte o da 1 a 10 nel sonno. Non funziona. Poi, secondo reality checks, è quello di tapparsi il naso e provare a respirare, ok? Con la bocca chiusa. Se io ho la bocca chiusa e mi tappo il naso e provo a respirare, mi manca l'aria durante il giorno, ma se lo faccio in un sogno, il mio corpo reale sta continuando a respirare, quindi io mi accorgerò di star sognando, perché nonostante io abbia il naso tappato e la bocca chiusa, non mi mancherà l'aria, continuerò a respirare. Quindi anche qui un'azione diversa tra sogno e realtà. Il terzo è un po' più concettuale, ovvero è chiedersi come sono arrivato, dove sono adesso. Ok, io sono adesso a casa mia, in salone, sto girando un video. Prima ho pianificato la settimana, prima ancora mi sono allenato, eccetera, eccetera. Se notate, in un sogno, quasi sempre noi non sappiamo come e perché siamo nel luogo dove siamo. Quindi basta questa domanda per, cavolo, non ho idea di dove mi trovo e perché. Magari provo a ritroso, sì, ok, so dove sono e cosa sto facendo, ma come sono arrivato qua? Questa scena c'era anche in Inception, in cui Leonardo DiCaprio chiedeva alla ragazza come erano arrivati in quel bar. E lei,
Oddio, non lo so. Infatti erano in un sogno. Naturalmente il mondo dei sogni lucidi è diverso da quello di Inception, però sicuramente ci sono tante cose interessanti. Quindi questi sono tre ottimi reality checks, anche perché non necessitano di un supporto esterno come altri che abbiamo visto nel video completo, ad esempio accendere e spegnere la luce. No, necessitiamo di un interruttore, oppure guardare l'orologio, distogliere lo sguardo e guardarlo nu nuovamente, così come con un testo, noi abbiamo bisogno dell'orologio e del testo, quindi non necessitano di supporti esterni e possono anche essere fatti in maniera relativamente nascosta, cioè se mi metto a fare quello del dito che trapassa la mano, ok, in mezzo alla gente è un po' un problema. Invece quello della terza, il testo reality check, quello della domanda, può essere fatto senza problemi. Già le dita è un po' borderline, tapparsi il naso ci sta. Quindi noi appunto dobbiamo prendere l'abitudine di fare questi reality check. Se volete fare sogni lucidi, dovete durante il giorno tante volte fare questi reality check, così da avere l'abitudine di dubitare della realtà. Adesso vi do tre spunti, tre tips per aumentare la qualità dei vostri reality check. La prima cosa è fare questi reality checks con convinzione, con attenzione e con concentrazione. Molto spesso possono fallire se noi li facciamo tanto per fare. No, devono essere fatti molto bene. E qui do anche un tip ulteriore, ovvero partire dal presupposto che stiamo sognando. Questo non l'ho detto nell'altro video. Cosa succede di solito quando noi facciamo un reality check, un controllo di realtà? Noi partiamo dal presupposto che siamo nella realtà e cerchiamo invece di capire se è un sogno. Se io faccio il contrario, quindi parto dal presupposto che sia un sogno e devo trovare qualcosa che prove me wrong, ok, che mi faccia capire che invece sto sbagliando, che in realtà sono nella realtà, questo sarà molto più efficace. Quindi io quando mi conto le dita pensando di essere in un sogno, vado proprio a cercare se ci sia qualcosa che non va o meno. Quindi partire dal presupposto che stiamo sognando rende i reality checks più efficaci. Secondo tip è di non farne uno solo, ma farne diversi in combinazione, fare due o tre reality checks di fila. Così mettiamo caso uno fallisce, noi ci fideremo degli altri, quindi mi conto le dita e poi mi tappo il naso. Se voglio essere ancora più sicuro, mi conto le dita, mi tappo il naso e mi chiedo come sono arrivato lì. Terzo tips è di intensificare i reality checks che facciamo quando ci troviamo in delle situazioni strane, bizzarre. Questo non succede solamente nel mondo dei sogni. Quante volte durante la giornata capitano degli eventi particolari, delle coincidenze, incontrare una persona particolare, insomma, qualunque cosa che ci faccia dire wow, cioè, insomma, una cosa strana. Naturalmente non significa guardare il cielo e vedere dei draghi, e, speriamo, però qual è il fatto? Nei sogni in genere raramente siamo in situazioni banali, ripetitive, c'è sempre qualcosa di strano. Di conseguenza, se io mi abituo a dubitare della realtà quando succedono cose strane, lo farò ancora di più nei sogni proprio perché questi sono caratterizzati da cose particolari. Quindi se mi affaccio alla finestra e vedo un drago che vola, ok, è decisamente arrivato il momento di fare un reality check. Ma anche se adesso, per esempio, comincia a piovere all'improvviso e comincia a suonare l'allarme, che è una cosa che succede anche nella realtà, io farò più reality check perché è possibile che sia un sogno, visto che è qualcosa di strano. Con questo chiudiamo i reality checks e passiamo al diario dei sogni. Allora, il diario dei sogni consiste semplicemente nel scriversi i sogni che si fanno, oppure un audio, oppure nelle note del cellulare. Insomma, la mattina appena ci si sveglia si scrivono i sogni con attenzione, ok? Si cercano di ricostruire e si riflette su questi. A cosa serve tenere il diario dei sogni? Serve a migliorare il proprio rapporto appunto con il mondo onirico, ad aumentare la confidenza che abbiamo con il mondo dei sogni. In questo modo avremo più sogni e li faremo più intensi, non solo più frequenti. Questo è fondamentale per chi dice di fare pochi sogni, o meglio, li fa comunque ma non se li ricorda. Il diario dei sogni risolve questo problema. Potete andare a vedere sotto ai commenti del video da mezz'ora quanta gente aveva questo problema e poi dopo qualche giorno è tornata sotto ai commenti e ha detto: cavolo, effettivamente tenendo il diario dei sogni sogno molto di più. Quindi fondamentale. E serve anche a trovare dei pattern, degli schemi ricorrenti, perché capita che noi abbiamo dei sogni ricorrenti. Io, ad esempio, molto spesso mi sogno di essere in ritardo, specialmente per una gara, ok? Devo partire per una gara di memoria, ho il volo, cavolo, se perdo il volo, perdo la gara, o situazioni simili. Le sogno relativamente spesso. Quindi, se io noto queste cose, e le noto molto di più se tengo il diario dei sogni, cosa posso fare? Quando durante il giorno mi capitano situazioni di questo tipo, farò ancora più reality checks. Quindi, se io durante il giorno sono in ritardo, farò ancora più reality checks perché so che è possibile che mi trovo in un sogno proprio perché è un tipo di sogno ricorrente che faccio. Con questo chiudiamo. Fatemi sapere nei commenti se volete altri video sui sogni lucidi, più brevi come questo che alla fine breve non è stato, però in cui appunto andiamo ad approfondire dei temi più specifici. Naturalmente vi rimando a questo super video che ho fatto in precedenza. Con questo ci salutiamo, date un'occhiata in descrizione, i miei vari corsi, il mio profilo Instagram e soprattutto iscrivetevi. A presto!